Ciao a tutti, come togliersi dalla testa un amore tossico? Intanto dobbiamo definire qual è un amore tossico. Beh, un amore tossico è un amore con il quale siamo una persona, con la quale siamo relazionati, non un tossico ovviamente, non c'entra nulla, una persona con la quale siamo relazionati sentimentalmente, che però ci genera sofferenza, con la quale non stiamo bene. Dobbiamo tenere presente che, diciamo così, se continuiamo a starci e siamo vincolati nonostante la sofferenza, è perché probabilmente abbiamo una parte un po' emotiva che si coinvolge in qualche modo sulla sofferenza. Dobbiamo tenere presente questo. Poi, per togliercelo dalla testa, beh, innanzitutto dobbiamo accettare il dolore della sofferenza dell'abbandono, quindi dobbiamo viverci l'abbandono. Ci facciamo i nostri pianti, le cose che bisogna fare, poi bisogna smettere di parlarne, non stare sempre lì a parlarne con tutti, perché altrimenti ogni volta che ne parli vai, come dire, stai buttando benzina sul fuoco. Nel rapporto con questa persona devi eliminare sicuramente tutti i veleni mentali, per cui devi eliminare la rabbia. Deve eliminare l'odio eventuale, ma deve eliminare anche l'attaccamento fondamentalmente. E l'attaccamento lo elimini soltanto amando te stessa e non giustificando i suoi comportamenti, perché se tu giustifichi tutto quello che fa, allora se tu giustifichi il torto subito, vuol dire che tu sei dalla parte dell'errore. Un conto è perdonare, un conto è giustificare. Giustificare vuol dire tu hai ragione, io ho torto e quindi il fatto che mi hai tartassato, che mi hai fatto soffrire, è giusto che sia così perché io sono quello sbagliato o sono quella sbagliata. Non devi giustificare, ma neanche avere rabbia, neanche avere odio, neanche avere risentimento. E quindi giustificare è sbagliato, quindi però una volta che non hai giustificato, devi prendere le distanze. Prendere le distanze vuol dire che devi far passare del tempo. Devi iniziare a far passare almeno 21 giorni senza avere nessun tipo di contatto di pensiero. Se ti viene un pensiero, lo fai venire fuori, lo fai uscire, lo diroti da un'altra parte. E devi tenere presente adesso questo punto che è importantissimo: devi fare altro, devi riempire diversamente i tuoi spazi interiori. Perché, questo è molto importante, la sofferenza è proporzionale all'assenza del piacere. Quindi se tu non vivi piacere, ti aggancerai alla sofferenza. La tua parte emotiva sa già che quella lì è una situazione di sofferenza. Quindi devi fare altro, devi riempire diversamente i tuoi spazi interiori. In questo modo, piano piano, te lo toglierai dalla testa, che non significa me lo dimentico o me la dimentico, perché quella persona lì, se ha fatto parte della tua vita, te la ricorderai, ma non avrà più potenziale di coinvolgimento nei tuoi confronti, che significa proprio togliersi dalla testa, esserne liberi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Servizio è gratuito, ma solo per gli iscritti al canale, quindi iscriviti al canale. In più, a partire dai 20.000 iscritti, ci sarà un nuovo servizio di streaming live in cui farò una formazione di circa un'ora, diciamo, partirà questo nuovo servizio su un tema da te scelto, però a partire dai 20.000 iscritti. Quindi ti esorto nuovamente a iscriverti al canale e fare eventualmente iscrivere i tuoi amici. Ciao!